E questo ritorno a casa per i prossimi 20 anni che cosa vi aspetta? Quindi? Ma il ritorno a casa era necessario perché comunque casa nostra, il Salento, non è che mai veramente un ritorno, non ci siamo andati mai veramente, però era simbolico. Questi 20 anni li avremmo potuti festeggiare ovunque, ma abbiamo scelto di tornare a casa, abbiamo scelto un aeroporto, abbiamo scelto una location insolita proprio per accogliere più gente possibile, e così è stato. Però devo dire che, non lo so, è come guardarsi indietro e proiettarsi al futuro. Tornare a casa è sempre quello, cioè torni a casa nei tuoi posti più confortevoli, dove ti senti veramente a tuo agio, ma poi in realtà la proiezione è sempre al di là di quello che stai vivendo. Siete a restare in ogni posto. Esatto. Tra cui questo, tra cui la festa del cinema di Roma, certo, insomma, anche Red Carpet qua è sempre buono. È il nostro secondo Red Carpet con un regista bravissimo, Giorgio Testi, che abbiamo voluto a tutti i costi per il nostro film, siamo felici. Ma invece fra tutti gli artisti che avete coinvolto ce ne... Tutti gli artisti di un calibro incredibile come quelli che abbiamo avuto sul palco hanno dato la loro anima, ma completa. Non c'è nessuno che abbia dato meno di quello che avrebbero fatto nei loro concerti, quindi noi ci siamo sentiti veramente onorati. Cioè, ma anche Parlami d'amore, vedrete nel film, in cui c'è una sorpresa, e la sorpresa non era nemmeno, non ce l'aspettavamo nemmeno noi sul palco, però anche in quel momento c'è un momento di unico, di esplosione sentimentale, anche devo dire eccessiva, perché a un certo punto ci siamo abbracciati tutti che non finivamo più, ecco. Grazie.